tutti pronti per preparare la focaccia barese. Allora, ho già intiepidito dell'acqua. Andiamo a sciogliere nell'acqua un cucchiaino di zucchero. Andiamo a spezzettare mezzo cubetto di lievito fresco e andiamo a mescolare per far sciogliere il lievito. Dopo aver sciolto il lievito possiamo continuare con la preparazione dell'impasto. Allora, in una ciotola o in una planetaria mettete 200 g di semola rimacinata e 200 g di farina 00. Alle due farine andiamo a mettere un cucchiaino di sale. Dopodiché aggiungiamo alle farine una patata che ho sbollentato e schiacciato. Dopodiché aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, e infine aggiungiamo l'acqua con il lievito. Lentamente incorporiamo. A questo punto possiamo iniziare ad impastare con le mani. Impastiamo fino a ottenere un bel impasto liscio, morbido e liscio. Eccolo qui, pronto il mio impasto. Adesso andrò a coprirlo con una pellicola trasparente e lo lascerò lievitare in forno spento con la luce accesa per circa 3 ore. Eccolo qui il mio impasto dopo 3 ore di lievitazione. Adesso andiamo a preparare la focaccia barese. Ecco qui, ho ribaltato l'impasto all'interno di una teglia e adesso, senza appiattirlo troppo, vado a stenderlo. Però senza andarlo poi a schiacciare troppo. Ecco qui, sono andata a stenderla. A questo punto, dopo averla stesa bene in teglia, andiamo a condire con i pomodorini che ho diviso a metà. Le olive denocciolate aggiungiamo poi l'origano, olio e il sale. Eccola qui, guardate che meraviglia. Adesso la lascerò lievitare ancora in forno, spento con la luce accesa per circa mezz'ora e dopodiché andremo a cuocerla. Eccola qui, trascorsa mezz'ora possiamo andare ad infornare in forno ben caldo, forno ventilato a 250 gradi per 15 minuti nel ripiano più basso, dopodiché abbasso il forno a 230 gradi, la lascio cuocere nel ripiano in mezzo per altri 10 minuti. Andiamo ad infornarla. Inforniamo a 250 gradi in forno ventilato per i primi 15 minuti nel ripiano basso e dopodiché trasferiamo nel ripiano medio a 230 gradi per altri 10 minuti. Ed eccola qui, la mia focaccia barese è pronta per essere gustata. Guardate che meraviglia, ve ne ho anche tagliato una fetta per mostrarvela meglio all'interno. È stata in forno ventilato a 250 gradi nel ripiano più basso per i primi 15 minuti, dopodiché l'ho trasferita nel ripiano medio a 230 gradi per altri 10 minuti. Guardate che meraviglia. Vi assicuro che è semplicissima, vi consiglio di provarla. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!